Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio di Hero Sick. Lo staff di Senti Che Bottas voleva innanzitutto augurare a tutti i nostri ascoltatori un buon anno e ringraziarvi per tutto il supporto che ci avete dimostrato a partire da marzo 2021. Potete continuare a farlo seguendoci sulle nostre pagine social, in particolare Instagram e Facebook, oppure iscrivendovi al nostro canale se ancora non l'avete fatto. Ma adesso andiamo al sodo. Il 1 gennaio, si sa, siamo tutti un po' a pezzi, perché i festeggiamenti della notte di San Silvestro sono tra i più alcolici dell'anno e sicuramente molti di voi sanno di cosa stiamo parlando. Ed è proprio in onore dell'ultima sbronza del 2021 che vogliamo parlarvi della sbornia più iconica della storia dell'Endurance, quella di James Duncan Hamilton. Pensavate parlassimo di Lewis, vero? Duncan Hamilton, classe 1920, è stato un pilota automobilista britannico che ha corso prevalentemente negli anni 50 in diverse categorie del motorsport, tra cui la Formula 1. Hamilton fu sicuramente un grandissimo uomo, difatti lui combatté durante la Seconda Guerra Mondiale e al termine di questa aprì un garage, iniziando poi così a partecipare nelle sue prime competizioni. In particolare nel mondo della Formula 1 lui partecipò a 5 Gran Premi appartenenti al campionato mondiale e a 18 Gran Premi invece fuori dal campionato del mondiale. Tra questi tantissimi gli diettero tante soddisfazioni, tra cui un quarto posto nel 1948 a Zandvoort, che dimostrò ampiamente il suo talento da pilota, ma è venuto a mancare fino al 1953, anno in cui Hamilton si ritirò dalla Formula 1. Nonostante l'enorme maestria che dimostrasse di avere, tanto da oscurare anche Juan Manuel Fangio quando si trattava di correre sul bagnato, il suo pezzo forte erano però le gare di durata, tra cui spiccavano la 24 ore di Le Mans, la Coupe de Paris e la 12 ore di Rennes. La prima 24 ore di Le Mans a cui partecipò, insieme al suo immancabile compagno di squadra Tony Rolt, fu quella del 1950 su Nash Healey, con cui corse anche nel 1951. Ha poi corso a Le Mans negli anni successivi con Jaguar dal 52 al 55 per ritornare poi nel biennio 57-58 con una piccola pausa nel 56 per Ferrari. Nonostante però gli innumerevoli successi e le soddisfazioni e i trofei che il motorsport aveva regalato ad Hamilton, il motivo per cui si parlava tanto di lui non era questo. In realtà la sua natura da pilota veniva spesso oscurata dal suo carattere, un carattere particolarmente eclettico, estroverso e pittoresco, che ha causato diversi dei suoi incidenti più bizzarri. Uno di questi, quello di cui vogliamo parlarvi oggi, è accaduto durante la 24 ore di Le Mans del 1953. Hamilton e Rolt quell'anno erano alla guida di una Jaguar C-Type, ma incapparono in diversi problemi fin da subito. Infatti i due piloti erano stati squalificati per correre per via del fatto che la loro macchina portava lo stesso numero di un'altra auto che avrebbe corso durante la 24 ore. Nonostante ciò, con anche la partecipazione del team principal of the England, si riuscì a reinstituirli. Il problema fu che dalla notizia della squalifica alla loro reistituzione in gara, loro se ne erano andati in un bar locale a bere. Quando il team principal, appunto England, andò a recuperarli, i due erano già estremamente ubriachi. England fece di tutto per cercare di farli riprendere, tanto che cercava sempre di far bere a Hamilton durante i pit stop del caffè, ma l'uomo si rifiutava categoricamente. Tanto è vero che a un certo punto tutta la scuderia si arrese e ad Hamilton durante i pit stop venne servito del brandy. Sicuramente il brandy durante i pit stop e la sbornia che si erano già presi prima aiutò Hamilton a subire il colpo di un uccello in faccia che aveva preso andando a 130 miglia orarie durante la gara, un urto così tanto forte che gli ruppe addirittura il naso. Questo però non evitò alla coppia, alla squadra di Hamilton e Rolt di vincere effettivamente la Le Mans del 53, facendo anche istituire un nuovo record, un record di 100 miglia orarie come passo medio di gara, che non era mai stato registrato prima di allora durante una gara appunto come quella di Le Mans. Ma voi cosa ne pensate di questo episodio? Lo conoscevate? Conoscevate questo pilota? Fatecelo sapere con un commento qui sotto. Se il video vi è piaciuto lasciate un like o condividetelo e grazie ancora per il supporto e ancora una volta buon 2022!